questo spiacevole incidente. Ma no, basta. Non parliamo di più. È ancora di là? Sì, credo. Sarà ora da noi. Aspetta un momento. Vorrei dirti una cosa che mi sta a cuore, soprattutto. Oddio, ma perché? Avrei capito prima. Ma ora? Ora. Ora che te ne vai, figliola mia. Ma se non ce n'è più bisogno. Proprio. Vuoi che non ti dica prima che te ne vada via per sempre da questa casa ciò che è stato ed è ancora il mio più segreto dolore? Ma sì, io lo so. Lo sai? Sì, lo so. E perciò mi pare inutile, scusa, che me ne parli adesso. No, non è inutile. Perché vedo che non hai indovinato che prezzo diverso da quello che ha avuto per te, ha avuto per me la parte che mi sono assunta di padre trascurato. Ma mi sembra che ora... Lasciami dire. Per me tutto questo si riferisce a cose lontane che tu non puoi sapere perché eri allora bambina. Voglio che le sappia prima che tu vada via. Ebbene, allora di. Codesto tuo modo di trattare... Ma no, scusa. Lasciami dire. Non te ne puoi rimprovero. Codesto tuo modo di trattarmi, sì, è vero, da ragione ora tua madre contro di te, doppiamente. Mi parli ancora della mamma? Sì. Perché previte questo? Ma che cosa? No, non voglio farti un rimprovero, ripeto. Sento solo il bisogno di dirti che ho voluto acquistarmi il diritto di dar torto a lei. Che non voleva assolutamente. Ma che cosa non voleva? Che Salvo Manfroni stesse qua, troppo attorno a te. Ebbene? Ho voluto acquistarmelo, dicevo, questo diritto di non riconoscere almeno le ragioni di lei a costo di una lunga sofferenza che tu... Beh, non dirmi di no, perché è chiaro, non hai indovinato, non hai supposto... E non supponi ancora in me. Ma chi te lo dice? Dio mio. Ecco, il tono stesso con cui me lo domandi. No, scusa, questo tono è appunto perché la conosco. E la conosco bene, con questa tua sofferenza su cui è edificata. Vuoi dirmi questo? La mia fortuna. Oh, e vuoi che non lo sappia, scusa? Il saperlo non vuol dire il fastidio che ne provo. Ma non è fastidio, è che proprio non vedo la ragione. Per cui vuoi ricordarmela anche adesso, quando ha già finito di pesare tanto, credi, su me, su te e su tutti. Ecco, il tuo torto è questo. Permetti che te lo dica, poiché mi costringi. Mi sono tenuto tanto da parte. Troppo per un verso, troppo poco per un altro. Cioè? Ma non ti pare inutile adesso con queste recriminazioni. Via, via. Su, Palma, è tempo di andare. Ah, sì, andiamo. Aspettate un momento voi due. Senti, è meglio che Palma si licenzi qua, perché... Perché? La colpa della stazione per quei due là. Se vieni tu, capisci, verranno anche loro. Ci sarà mia sorella, ci saranno gli amici. Ah, no, è meglio qua. Ma quei due si possono mandare via. Abbiamo già detto così. Che saresti venuto anche tu. Si apprestavano a venire. Pazienza, via. Licenziamoci qua. E allora, addio. Addio, figliola mia. Così, all'improvviso. Vorrei dirti tante cose, ma non so dirti più. Sii felice. Andiamo, su, andiamo. Addio anche a te. Scusi, vai padre. Vai a licenziarmi tanto. Eccomi. C'era? Niente, non t'ho salutato. Bene, l'ho salutato anch'io. Possiamo dunque andare? Sì, andiamo, ci vediamo. Vuole che vi accompagni? No, lasci. E allora, signor commendatore, se non ha proprio bisogno di me... No, vada pure. Se mi permette... Perché tutti questi fiori restano qui? Ah, già. Già, bisogna pensarci. Rimane così la casa tutta piena di fiori. Già, potrebbero anche farle male. Che li ha lasciati qui? Peccato. E ce ne è così belli. Prenda pure tutti quelli che vuoto. Grazie. Ne prenderò un po' di questi. Pensa lei che per un padre... Nessun sacrificio possa essere di troppo quando si tratti di fare il bene del...
padre come lei, signor commendatore. Guardi che rose. Guardi. Bene, sì. Vorrei prenderne anch'io. Vuole andare anche oggi al cimitero? Non mi hanno lasciato andare alla stazione per via di quei due là. Andrò a portarle un po' di questi fiori della figlia e a dire anche a lei che non voleva delle mie ragioni. Perché devo chiamarlo così? Perché l'ha fatto lui da parte. Ma no, via! Finiamo una buona volta questa commedia. Io ne sono stufa. Come? Commedia, commedia, ne sono stufa, ti dico. Tu sai bene che mio padre è lui e che non devo chiamare così altri che lui. Lui! E che tu sei tu? Io! La coppia. Io? T'ha detto che io so. Oh. Oddio. Che cosa? Come ti ha detto, dimmi? Come ti ha detto? Che vuoi che mi ha detto? Voglio saperlo! Voglio saperlo! Ma dunque? Non sai davvero? Non so nulla. Ti disse che lei parla. Parla! Ma io non so, ma ce n'ho. Di. Ma non so nulla io. Che lei è una sua amante? Ma no. Come no? Se ti disse che eri sua figlia, vero o non vero questo? Se potrei dirtelo, è certo che lei... Ha mentito, perché non è possibile che lei... Allora... No. Torelli, cos'è stato? Come potete? Come potete lei? No, non è possibile! Lei! Perdonami, io lo sapevo, credevo, ma sicuro che a te era noto tutto. Ma per quello che sei stato per me, per ciò che hai lasciato fare, l'avrà detto forse perché ho lasciato fare a lui da padre. No. Ti disse che eri proprio sua figlia. E tu dunque ti sei gloriata del disonore di tua madre, che vuol dire che con la sua amante. Allora per questo mi avete trattato così. Abbiamo creduto che tu sapessi. Questo? Io potevo saper questo e sopportare d'essere trattato così, e che lui... Oddio. Non c'è la tua dolore.
interessa da dove? L'insegnamento. Voleva riprendere l'insegnamento. Diceva che non poteva avere più opinioni io perché non avevo nervi. Lavoro subito di lui. Ecco. Ecco perché quando fu ministro prese me. E io ho abbagliato da due glorie, da quella del padre, dal prestigio di lui, mio capo supremo, mio padrone, non vidi nulla. Sarà già pentita quando tu nascesti, sarà già pentita, era mia, soltanto mia, dalla tua nascita alla sua morte, per 3 anni mia, come nessuna donna fu mai un uomo. Per questo sono rimasto così, non mi accorsi di nulla prima, non era possibile, me ne accorgessi più dopo. Lo cancello lei con tutto quel suo amore, ogni vestigia di tradimento, e fu tanto quel suo amore che mi ha impedito di scoprirlo anche dopo la sua morte. Ma tu dimmi tu come hai potuto tu credere che io lo sapessi? Tu mi hai pur veduto fin da bambina andare ogni giorno alla tomba di lei. Sì, ma perciò appunto. Che cosa? Io non donna sono. Ah già, il tuo sdegno. Ah, dunque per questo il vostro disprezzo. Credevate che io sapessi e che stessi zitto? Ma perché, dimmi un po'? Perché sarei stato zitto sapendo che tu non eri mia figlia? Perché avrei finto di non accorgermi del vostro disprezzo? Perché dovevo, voi mi avete disprezzato. Ma se io sapevo che tu non eri mia figlia, non potevo fingere con un riguardo a te, al tuo avvenire. E allora perché cosa? Questo, fino al punto da andare là ogni giorno a rappresentare quella commedia. Avete potuto credere che io... Ma che essere vile sono stato dunque io per voi? No, questo, no. Vile, ma come, più vile di così? Ma abbiamo creduto che ti volessi ostinare. Già, tante volte me l'avete detto che m'ostinavo, che esageravo. Ma avete parlato sempre chiaro voi. E per questo io non comprendevo. Devo darvi il merito della vostra franchezza. Me l'avete dimostrato in tutti i modi il vostro disprezzo. E dove sono stato? Ma allora io non sono stato mai nella vita. Non mi ha tradito nessuno. Non mi ha ingannato nessuno. Io non ho visto. Ma sì, tante cose. Ma adesso mi vengono tutte a me. E io l'ho pianta tanti anni, io, quella donna. Via, Gesù. Pensa. Mi muore adesso. Mi muore
tuo marito, è lui, tuo padre, che puoi averlo qua ora certamente, perciò gli mi ha detto, sì sì, me l'ha detto poco fa di non star più a venire. E tu lo chiami forse papà ora anche davanti a tutti, è vero? No, 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 non per me, certo. Non per un riguardo a te. Più che c'è, non sono stato mai nulla, non sono più nulla, non ho più nulla, nemmeno quella morta, più nulla. In una illusione ho vissuto senza nessun sostegno, perché voi tutti me l'avete tolti perché vi parevo inutili e mi lasciavate con scherno e con disprezzo appoggiare a quella morta per la rappresentazione esagerata della mia commedia. Oh, che cosa! Ma almeno dirmelo allora! Me l'avete forse detto? No, apertamente, ma... È possibile anche questo, che voi me l'avete detto apertamente e che io non abbia capito. Avete creduto che non ci fosse nulla da nascondere perché io sapevo tutto. Che se minimamente fosse nato il dubbio che tu non sapevi... Io non fossi quel miserabile. Ma no, non dirlo più. Ma come fece tu a dirtelo che tu eri sua figlia? Com'è per questa impudenza ad offendere in te tua madre? Ma me lo disse quando più ormai non mi voleva più offendere. Poiché tu gli avevi lasciato il modo di dimostrarlo. Già, mi resi anche facile la via. E ora? Ora, basta. Ora sono licenziato. Ma no, perché? Ora cambia tutto. Che cambia? Sei tu di sole. Ah, diventi mia figlia perché non sapevo. No, ma cambia. È già cambiato il mio sentimento. Ora sai che ora io posso fare cose, io. Io? Che cosa? Cose che io stesso non so io. Io sono come tutto un notario. Non ho più nulla in me. E andando via di qua, quello che può nascere meglio, non lo so io. Io. Ma siedi qui. Tu prendi tutto. Io posso essere per te quella che non sono stata finora. È lui. Ma che vorresti tu fare con la cosa? Perché mi ha pagato. No. Sì, pagato la moglie, pagato la figlia. No, no. La mia devozione era come il sole per me. Io dico, dopo tanti anni. No. In casa e se la prendeva con me che non avevo il coraggio di impedirglielo, ma tu capisci, era stato il mio superiore, mi morì la luna, io rimasi come sono adesso. Lui mi cacciò via dalla camera mortuaria, mi forzò a venire da te che volevi la tua mamma, mi disse che sarebbe rimasto lui a vegliare. Io mi lasciai mandare via, ma poi la notte mi comparti come un'ombra nella camera, lui era lì, con la faccia appuntata nella sponda del letto su cui giaceva lei, tra i quattro. Insomma, di essere chinato la testa e praticamente poi osservando meglio le cose che il suo volto era scosso a tratti, come tazzi gli occhi sono cavi. La piace.
la piangeva là sotto i miei occhi. Ma quel pianto me lo paga ora. Ora? Io lo so ora. Ma è assurdo che dopo tanto tempo, scusa, dove? Non lo so. Che pensi di fare? Non lo so. Rimani ancora? No. Sì, a parlare qua con me. Con te? E perché più? Sì, posso essere per te quella che tu mi credi. Ma paura? No. Per pietà? No. Nulla tu per me, nulla io per te, più nulla. E se tu sapessi come lo sento adesso che sono tanti anni... Questo nulla. Qualcosa è messa notte. Ma che è accaduto qualche cosa? Devo parlare. Ancora? E a quest'ora? Precisare ormai. Due parole. Dunque? Niente mandi? Che sì. Ecco. Aspetta. Quando ci saremo intesi te la darò di nuovo. Ma che cos'è? Per grazia di Dio non c'è bisogno di spiegazioni, il fatto è certo e innegabile, tanto che tu e tutti eravate sicuri che io lo sapessi, dunque non si discute. Sono venuto a darti semplicemente due notizie e a levarmi una curiosità. Io non ti riconosco. Sfido! Sono un altro da tre ore. Ma che è accaduto? Niente! Tutto rovesciato sotto sopra. Il mondo che ti si ripresenta tutto un tratto nuovo, come non ti eri mai sognato di poterlo vedere. Apro gli occhi adesso! Hai parlato con Palma. Sbalordisci? Non sapevo nulla. Non sapevi nulla, né che mia moglie fosse stata la tua amante, né che Palma fosse tua figlia. Te lo dico lei? Sì, che gliel'avevi detto tu che era tua figlia, che io lo sapevo. E non è vero. Non è vero. Non sapevo nulla. Ah, è incredibile. Non sapevo nulla. Da tre ore mi dico, ma come, meglio di così te la dovevano far capire. Te l'hanno cantata in tutti i toni, dimostrato sempre, apertamente, in tutti i modi. Ma come hai potuto credere che un deputato che non ti conosceva diventando ministro prendesse te, umile segretario di ministero? E poi morta la moglie si affezionasse tanto alla tua bambina e se la crescesse come sua e le trovasse marito costituendolo in una vistosissima dote? Credetemi, non è stata di quella donna, capisci? Che morì troppo presto. Anche se fossi vissuta più a lungo non mi sarei accorto di niente lo stesso, perché la siete voi è incredibile. Per me era onesta e credevo nella tua amicizia come nella luce del sole, in questa gran luce che mi era entrata in casa e mi illuminava, ma accecava. Credete nella tua venerazione per il tuo maestro, nonostante che poi ebbi la prova che altro che venerazione la tua. Che vuoi dire? Questa è l'altra notizia che gli darò. Aspetta. Ti devo dire tutto. Quando ebbi quest'altra prova fu peggio. Prova? Ma che prova? La prova che complicò tutto! Ma senti, ti chiamano a telefono. Loro? No, aspetta. Di che vengono qua? Ma sei pazzo? Perché? Perché voglio che venga. A quest'ora? Con l'automobile faranno in due minuti. Ma che vuoi che vengano a fare? Oh, senti che premura. Lei ti vuol dire della spiegazione avuta con me? Di pronto, su! No, se prima non mi... Voglio che ci intendiamo bene, tutti e quattro. Ma su che? Se siamo già intesi? No, per l'avvenire, dobbiamo stabilire tante cose. Lo faremo domani, se vuoi. Ora! Pronto? Sì, Palma. Di che ci sono io. So. Come? Sì, senti. Guarda me. Di che vengano subito! Ma sì, purtroppo. Senti. Che? Sì, ma è bene che venite qua. Ma sì, subito. Ma per parlare. Con Flavio, sì.
vuol venire? No, dice che non sa se l'automobile... Va bene. Va bene. Vi aspetto. Fate presto. Su che cosa vuoi che ci intendiamo bene? Tutti e quattro. Intendiamoci prima fra noi due. Voglio sapere quando tu... Ma lasci. No! Rispondi. Subito dopo il mio matrimonio? Rispondi! Perché già eravate accordati di danzare una peruccia. Ma no, non ci pensa nemmeno allora. Ma forse ci penso lei. Ma no, no, non credo, almeno io non so, Allora quando cominciò a tempestare che voleva riprendere la sua carriera di maestra. Ma sì, ma sì. E un giorno non la trovai più a casa. Ma che fai ripensando? Voleva fare come la madre, andarsene, venirsene con te. Ma tu avevi la tua carriera politica. Smetti. Persuadesti la pecorella a ritornare all'ovile. Non so che questo proprio... Ma mi brucia adesso a me! Mi brucia adesso. Capisco, capisco, ma è passato ormai troppo tempo. È morta! Todio! Todio quando ritornò a me, si accorse che a te era più cara la tua ambizione, Todio! Sì, sì, lo so! E lo dio in sé anche il frutto del tuo amore, non voleva essere madre! Non voleva! Lo so, una mia amante, più che la madre di quella lì, e io che pur nero felice ne soffrivo per la bambina che credevo mia, nata da quella nostra riconciliazione! Basta, basta ora! Basta! Ah no, caro, per me comincia adesso! Che comincia? Ora lo vedrai! Ci sono voluti tanti anni per comprendere. Ora che tutto era finito voi dite così pulitamente come si usa fra gente per bene. Lo so. Gente che sa fare a modo le cose. Ora che non c'è più nulla da fare, è vero, morta da tanti anni la moglie, va ricatta la figliola, basta, Là c'è la porta, tanti saluti. No, caro. Ora viene la mia volta, ho capito tutto, sbagliato tutto. Ma non vedi che tu farai? No, lucidissimo. Ho pensato e vedo tutto. Parlo così di uovo, così, perché non posso farmi a meno, ma so ormai dove andrò a parare. Guardatene! Prima di tutto. Ora non sono quel miserabile che l'avete creduto e rappresentato agli occhi di tutti. Sì, e perciò non e vedo... Cosa posso fare? È vero. Avrei dovuto saperlo prima ed essere un miserabile della più vile specie per profittarne. Non l'ho saputo e dunque tu pensi dopo tanti anni... Sbagli, caro mio! Non vorrai profittarne adesso. No, sbagli, perché se l'avessi saputo subito in tempo non ne avrei mai profittato. Io t'avrei ucciso! Non penserai di uccidermi adesso? Già, ora non posso più, non... Ma aspetta. Tu dici... Profittare adesso... Come potrei più adesso? Non so, io potrei fare ancora qualcosa per te. Tu! Meriteresti di essere ucciso ora per questo che hai detto! Tu la senti, C'è ancora sì. C'è ancora il modo per profittare. Eccolo. Ma che cos'è? Che cos'è? Niente, Vanna, si è chiarito tutto. Ha dovuto riconoscere, richiamata da me a fatti e dati precisi, che sarà ingannato. Non è vero che sei sua figlia. Sei mia figlia. Mia figlia! Dillo. Di chiaro, forte, qua, tutte e due, è vero? È vero che hai dovuto convenirne? Sì. Hai inteso tu? Ho inteso. No, dico anche per il rispetto che mi devi dare in volto, ma al padre di tua moglie, che sono io. Sono io! Sì, e sì. E perché non debba rischiarti tu dare in volto a cuotermi come un intruso, come uno che non ha mai saputo rappresentare le sue parti in commedia? Ma sfido! Me l'avete fatta rappresentare a mia insaputa, tutte! Quella del marito gabbato e contento, quella dell'amico, del vedovo, del padre, del suocero, e le ho rappresentate male, sfido, non sapevo di rappresentarle, ma ora che lo so, vedrete. Oh, che dice? Che dico? Dico che tua madre purtroppo si resta. Resta il travestito.
qui a te, di la verità, forse non ti fa piacere. Sia un povero uomo che tu fino a poco fa hai disprezzato. Per questo. Uno. Ora non più. E se preferisci farmi, potresti sobbarcare ed essere ancora agli occhi di tutti quel miserabile che mi avete fatto credere. Non potrei essere più umile. Quel povero uomo che andava a fare quella... quella buffonata là al camposanto. Ho capito questo. È chiaro. E comunque io... ma come farò più a vivere io? Ma perché fai così? Se tu vivi, finito. Ma appunto per questo. Perché è finito, non posso più vivere. Sarà finito. Se non posso più distruggerlo, quello che sono stato per gli altri. E qua in questo mio corpo, in questi miei occhi che guardavo senza vedere chi ero per tutti, in questa mano che porgevo senza sapere che apparteneva a uno di cui tutti ridevano o avevano schifo. Non mi faccio più a guardare la gente. A porgere questa mano. Né ora mio schifo era capriccio di me stesso, sì, quando io mi vedo e mi tocco, uno che non sono io, che non sono stato mai io, e da cui non mi parlo l'ora di fuggire.